assicuro che stasera partecipa numeroso alla seduta del consiglio comunale. Io dirò delle cose che per i consiglieri comunali presenti sono già come contenuti detti e ridetti più volte nel corso dell'approvazione del bilancio, negli anni precedenti, nel corso dell'aumento della TARSU che è stato proposto il consiglio comunale. Molti cittadini queste cose non le sanno. E dunque, come considerazione che faceva Papa Pio Ciancimino, giustamente i cittadini ci accumulano come tutti facenti parte di una casta. Quando i consiglieri comunali che sono rimasti presenti in questo consiglio comunale e il gruppo di minoranza, è da anni che denuncia quello che sta succedendo all'altro, quello che sta succedendo con i bilanci comunali, quello che è successo con i vari servizi e che è rimasto lettera morta. Abbiamo più volte remesso a verbale le nostre dichiarazioni, le nostre interpellanze, i nostri documenti, però non hanno avuto seguito alcuno. E oggi abbiamo una situazione cronica che da anni da noi viene, era stata già prefigurata. È stata prefigurata quando, in occasione dell'approvazione del bilancio negli anni passati, dell'aumento della tassa negli anni passati, facevamo rilevare alcune incongruenze che poi, con incongruenze, si traducevano in numeri, si traducevano in costi, si traducevano in aumento delle bollette. Però tutto ciò sembrava un gioco di società che, tanto dico, giocavamo con delle cose finte che non avrebbero prodotto conseguenze. Oggi le conseguenze sono prodotte e cominciano dall'inizio del coda di volte, bilico di volte, e finisce a dito di serra di Casale, perché è semplicemente mortificante ospitare persone che non abitano a Belmonte Mezzano, oltre che viverci, e per 10 giorni dire: guarda, è un disservizio della società che sta raccogliendo i rifiuti, domani toglieranno, 10 giorni sono trascorsi e l'immondizia là era e là è rimasta. Ma le ragioni quali sono? Le ragioni sono che ci sentiremo dire sicuramente la società d'ambito vanta nei confronti del comune un credito che oggi ammonta a almeno 5 milioni di euro, perché con la dottoressa Rissa ci guardiamo, facciamo delle espressioni di stupore, perché ad oggi cifre certe non ce ne sono. Almeno possiamo dire che dovremmo restituire al lato 5 milioni di euro, perché queste cifre sono ballerine, tanto scrivono sempre alla fine salvo conguagli. Ciò significa di più sì, di meno no, 5 milioni che i cittadini di Belmonte dovranno pagare. Questo perché ad oggi nessun atto ufficiale, aggiungo io, è stato fatto per porre freno a questa situazione paradossale. Vi do il dato per farvi capire: ero chiamato dal sindaco uscente di Scorrotto, perché stavo sempre lì a triturare su questa cosa dei rifiuti, e venivamo chiamati di Scorrotto. Il contratto di servizio stipulato con l'ATO, nel 2005, partiva con una cifra di 165.000 euro, camion e operai e conferimento in discarica. Pagavamo in aggiunta gli operai con l'anno. Hai detto in aggiunta c'erano i dipendenti comunali, costo circa 500.000 euro. Nel secondo aumento contrattuale siamo passati a 700.000 euro, nel terzo a 950, nel quarto a 1.4, l'ultima quotazione, io ormai le chiamo quotazioni perché funziona così, siamo arrivati a 2.000.000 e 2. 2 milioni e 2. Dipende dalla borsa, sì. Però non dipende dalla borsa di conferimento in discarica, perché la borsa di conferimento in discarica è rimasta per 70 euro tonnellata, quindi qualcuno ci deve dire come da 70 euro tonnellata di conferimento dei rifiuti in discarica a Siculiana, non qua dietro, ma a Siculiana, 70 euro, arriviamo ad imputare come costo a tonnellata, oggi con 2002, 450 euro tonnellata. Quindi c'è un mistero, con questi numeri non si capisce. Per dirvi che il dato è strano, basta andare su internet e mettere costo euro tonnellata di conferimento dei rifiuti e facciamo una raccolta, una ricerca differenziata. Partiamo da Brescia, scendiamo a Reggio Emilia, andiamo a Napoli, passiamo da Catania e arriviamo a Palermo, no? Per capire se l'anomalia è generalizzata o siamo noi.
Se partiamo da Brescia ci dicono 200, 135, al di là dei servizi che danno, io vi do il dato nudo, ma se poi andate a vedere le fotografie, i servizi che danno, diciamo meglio non citarli. Passiamo poi a 182, poi passiamo a 160 euro tonnellata, poi passiamo a Bari e ci dicono 233, siamo arrivati al sud, arriviamo noi a 450 euro a tonnellata. Vabbè, sarà normale, perché siamo al sud probabilmente. Mentre gli altri con l'immondizia fanno soldi, non li sprecano, ci fanno il biogas e fanno soldi, li fanno nei termovalorizzatori e fanno soldi. Noi dobbiamo semplicemente pagare 5 milioni di euro, noi come comuni per molto, attenzione, non come comprensori, noi come comuni per molto. Però vi voglio dire, probabilmente forse mi sono assentato a Belmonte, non ho vissuto per troppo tempo a Belmonte o vado via per lavoro, perché mi piacerebbe sapere, perché il contratto di servizio noi ce l'abbiamo, ce lo mandano, ce lo pagherete questa cifra a fronte di, dico, può essere che io abito lì in via Carlo Alberto alla Chiesa e non frequento le altre zone del paese centrali, non periferiche, Corso Aldomoro, Piazza Garibaldi, via Martiri, via Fani, piazzetta di Via Tiesti, via Casalini, via Trento. Dicono che si fa la raccolta, spazzamento tutti i giorni. Per carità, io che dico di no, però si vede che abito altrove e non lo vedo. E poi pure non mi sono accorto che viene fatto ogni 7 giorni per le vie principali, che è Kennedy, Pugliese, per la Regione Siciliana e Placido Rizzotto, lo spazzamento meccanico significa con la spazzatrice. Evidentemente dico io abito altrove e non lo vedo. Però il risvolto di questa barzelletta qual è? La barzelletta che si traduce in numeri, quello che ti ho letto, la traduzione in numeri, ma me lo dice sempre l'altro, io dico sono qua documenti ufficiali presi accedendo agli atti del comune, tutti con numero di protocollo e richiesti legittimamente al funzionario che gestisce il servizio per evitare, diciamo, dicerie varie. Questo costo ci costa, questo pseudo servizio o presunto servizio costa 450.000 euro l'anno. Non lo dico io, lo dice l'ATO con la nota 3257 del marzo 5 2009, quindi non la metto al giorno d'ora, quando mi dice che la spazzatrice mi costa 50.000 euro l'anno, l'ha detto lo spazzamento mi costa e poi mi fa tutta una cazzata di cose. La spazzatrice che era...